Guarda, sembra che hai fatto la guerra con tutto questo sangue, ma è stata una guerra in campo, una vittoria importantissima che vale il primo posto. Immagino la gioia sia immensa in questo momento. Sì, dovevamo vincere assolutamente per aggiudicarci il primo posto e quindi nei playoff avere sicuramente il fattore campo. Era una vittoria molto importante per noi, ce l'abbiamo messa tutta, giocando 45 minuti, l'importante è che l'abbiamo portata a casa. La più bella forse di questa stagione, anche per il gioco espresso da tutte e due le squadre? Oddio, per il gioco espresso non lo so, però sicuramente per le emozioni bellissima. Coach, un altro obiettivo era il primo posto, ci siete riusciti anche in questo intento? Sì, degli amanti della pallacanestro in generale è stato uno sport interessante, perché si sono viste in campo due squadre che hanno fatto di tutto per portare a casa questo risultato, come hanno fatto di tutto per creare un po' di pathos, perché noi abbiamo interpretato benissimo la partita nel primo quarto, così come si era preparata, non benissimo nel secondo quarto, dove invece abbiamo accelerato le giocate, non abbiamo giocato insieme, ci siamo un po' esposti ai loro contropiedi, alle loro penetrazioni, alla loro velocità. Poi abbiamo ripreso subito il possesso della gara in un terzo quarto vivace, dove in realtà poi, devo essere sincero, lo stato di forma della squadra, che abbiamo giocato praticamente con 5 rotazioni e mezzo, qualche minuto per qualcuna come Marchetti e Minali e per Ada De Pasquale, e la tenuta della squadra è una squadra che sta in campo con una Treffers superlativa, con qualche errore perché abbiamo fatto delle cose nel finale che non dovevamo fare e invece abbiamo fatto non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però va bene, ci sta, abbiamo vinto con supplementare, che sia anche un biglietto da visita per questa prima gara dei playoff, dove adesso aspettiamo chi sarà il nostro avversario.